4 minuti 8 secondi 92 centesimi è il tempo d'oro olimpico della keniana Faith Kipyegon nella finale dei 1005 sulla pista di Rio, una corsa tattica con uno sprint bruciante sull'ultimo giro che ha permesso a Kipyegon d'avere la meglio su Genzebedi Ababa, l'etiope campionessa a Pechino. Grandi momenti per la vecchia Europa nella finale dei 110 ostacoli. Sul primo gradino del podio sale il giamaicano Omar McLeod che corre in 13.05, ma dietro di lui c'è la maglia della Spagna di Orlando Ortega, cubano naturalizzato, e poi quella della Francia con Dimitri Bascou, poco davanti ad un altro francese, Pascal Martino Lagarde. Spettacolo e sorprese sulla pista del salto in alto per loro sono bastati, si fa per dire i 2 metri e 38 centimetri del canadese Derek Drouin, uno dei 10 uomini al mondo capaci di saltare a 2,40, argento per il catariota Mutatze Sabarshim, bronzo all'ucraino Bogdan Bondarenko.